Sì, buonasera, il telegiornale partirà con le notizie sulla guerra commerciale che adesso è vera e aperta perché Trump ha firmato due decreti proprio sulla libertà commerciale e che non riguardano direttamente quello di cui si è parlato ieri, quella sfida di dazi tra la carne americana che deve venire in Europa e alcuni prodotti, tra cui alcuni italiani dal nome, significato evocativo. C'è qualcosa di più e di più rischioso, perché a quanto pare il discorso è complessivo e si vuole risollevare quello che è uno squilibrio commerciale di importazioni e esportazioni che dura da tanto, che ha tanti significati, e lo si fa con parole che sono state pronunciate proprio dal nuovo segretario al commercio americano. Ha detto: abbiamo finito di inginocchiarci davanti al resto del mondo. È proprio il lancio di un guanto di sfida. Ma quell'Europa, che è il principale interlocutore anche di questo tipo di guerra commerciale, vive al suo interno le contraddizioni che mostreremo, perché c'è una storia che ci riguarda. Quante volte si è parlato del fatto che non possiamo porre barriere rispetto alla Francia, ad esempio, che molto spesso, pensate al caso Telecom ed altri, Parmalat, si è inserita nel nostro paese. Bene, per evitare che finisca in mano a Fincantieri, che è italiana e ha anche una robusta proprietà pubblica, lo Stato francese sta pensando a una nazionalizzazione a tempo dei cantieri di Saint-Nazaire. Saint-Nazaire sono i più importanti cantieri francesi, una mossa certo poco affine a quelle che sono state le parole che sono sempre state pronunciate da Parigi su questi temi. Ma poi vedremo le cose politiche. Intanto tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle c'è un gioco di sguardi, lo vogliamo chiamare così, sul tema della legge elettorale. Poco fa le parole consegnate a Facebook, alla sua pagina Facebook, da Toninelli, che è l'esperto dei 5 Stelle sull'argomento, sul legalicum ci si può fare, si potrebbe anche arrivare a un'intesa, vedremo di che si tratta. Ma i 5 Stelle hanno due notizie non positive per loro. Una è uno spavento: Di Maio ricoverato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma per forti dolori, e a quanto pare però la situazione è rassicurante, anche se resterà nel fine settimana, a quanto pare, nell'ospedale romano, dopo aver annullato tutti gli impegni. E poi però c'è un'altra tegola non imprevista, ma che porta al fatto che siano indagati sia Grillo sia Di Battista dopo la denuncia della Cassimatis. Lo sapete, era la candidata sindaco che aveva vinto le comunali e poi l'aveva depennata lo stesso Grillo, che aveva fatto rifare la votazione a livello nazionale, aveva vinto l'altro candidato, quello preferito evidentemente dal fondatore. Le motivazioni che erano state addotte adombravano delle irregolarità, delle cattive frequentazioni da parte della Cassimatis, che ha denunciato Grillo e Di Battista, e di qui il fatto che sono indagati. Ma vedremo anche che ci sono altri fatti, ancora la vicenda di Napoli e ancora anche le altre storie sul processo Mafia Capitale. Cosa succede adesso? Carlo d'Inghilterra che è arrivato in Italia, e poi un finale che vi sorprenderà. 30 secondi i titoli. Il presidente americano Trump ha firmato i due decreti per combattere gli abusi commerciali ai danni degli Stati Uniti, che secondo l'amministrazione americana si aggirano attorno a 500 miliardi di dollari. Non ci inchineremo più al resto del mondo, ormai è una guerra. Scandisce queste parole il segretario al commercio Ross. Misure dirette più alla Cina che all'Europa, ma è l'inizio evidentemente di una controffensiva commerciale. Sfida aperta però anche in Europa tra Francia e Italia. Questa volta sono i francesi che giocano sulla difensiva e in modo che fa discutere. Si parla di una possibile nazionalizzazione a tempo dei cantieri, dei grandi cantieri navali di Saint-Nazaire, per evitare che scatti il diritto di Fincantieri.
partecipata pubblica italiana che ha vinto l'asta per il 66% di quote. Speriamo che siano solo manovre preelettorali. In Francia, commenta il presidente della Cassa Depositi e Prestiti. Dopo l'impasse degli ultimi mesi, prove di dialogo a quanto pare tra 5 Stelle e PD sulla legge elettorale. Se anche i democratici si sono decisi a convergere sul legalicum, lo dicano chiaramente, lo votino in aula, noi ci siamo e ci saremo, dice Toninelli, l'uomo del movimento in materia appunto di legge elettorale. Parole che sembrano confermare le voci di un cambio di strategia da parte del PD negli ultimi giorni. Intanto malore per Di Maio, ricoverato d'urgenza. Forti dolori, ma a quanto pare sta meglio. Grillo e Di Battista indagati per diffamazione dopo la querela della candidata sindaco di Genova, Marika Cassimatis, che ha vinto le comunali ed è stata scomunicata dal leader 5 Stelle. È una battaglia per la trasparenza, ha commentato lei, che ha chiesto la sospensione del secondo voto, quello che vinse Pirondini, un voto nazionale online tra i 5 Stelle. Nei giorni in cui l'Europa consuma il divorzio dalla Gran Bretagna con l'avvio della procedura della Brexit, il principe Carlo d'Inghilterra, accompagnato da Camilla, comincia da Firenze la sua visita in Italia. L'occasione sono le celebrazioni dei 100 anni del British Council. Il viaggio del principe di Galles prosegue a Roma, dove incontrerà Mattarella, ma sarà anche in Vaticano da Papa Francesco, poi andrà anche a Amatrice. E proprio di aiuto ai paesi terremotati parleremo con un servizio che documenterà la più antica delle forme di solidarietà nel mondo della pastorizia e dell'allevamento. E si chiama, in un modo che arriva dalla lingua sarda, paradura. E quando qualcuno viene colpito da problemi si fa una sorta di catena di raccolta di solidarietà delle greggi. Buonasera, e quindi partiamo dalla grande guerra commerciale che ieri si profilava soltanto per un'indiscrezione di un grande giornale economico, il Wall Street Journal, ma che oggi trova i primi tasselli del mosaico della realtà. Infatti Trump ha firmato due decreti in materia di commercio che fanno capire, proprio per ciò che viene pronunciato anche ufficialmente in margine a questa firma, fa capire che è davvero iniziata una guerra commerciale anche con l'Europa. Donald Trump annuncia il varo di due decreti che ridisegnano la politica commerciale di Washington con l'obiettivo di combattere gli abusi a suo dire subiti. I ventilati dazi al 100% che colpirebbero alcuni prodotti europei, tra cui la Vespa della Piaggio, in questo caso c'entrano poco. Il presidente non è entrato nel merito, ma il suo segretario al commercio, Wilbur Ross, sì. Il primo decreto serve a individuare tutte le forme di abuso commerciale che abbiano contribuito a creare l'attuale deficit USA, che viaggia verso i 500 miliardi di dollari. Il secondo mira a rafforzare le regole antidumping per impedire che le aziende straniere facciano concorrenza sleale a quelle americane e possano esportare a prezzi scontati per penetrare il mercato statunitense. L'esempio che l'amministrazione fa è il dumping cinese sull'acciaio, esportato a prezzi inferiori rispetto a quelli del mercato interno USA. Per questo verranno esaminati e analizzati tutti i rapporti commerciali che Washington ha con ogni singolo paese. Il 79enne ex imprenditore fedelissimo di Trump ha ammesso che gli Stati Uniti sono in una guerra commerciale da 10 anni. Non abbiamo accumulato un deficit per caso, ma ora gli Stati Uniti non si inchineranno più di fronte al resto del mondo, perché la Casa Bianca è intenzionata ad agire per porre fine a quelle che Washington giudica vere e proprie distorsioni negli scambi. Riequilibrare la bilancia commerciale è decisivo per le ricadute sull'economia e l'occupazione. È evidente che nel mirino, più che l'Europa in questo caso, c'è soprattutto la Cina. Se non fosse un esportatore netto così forte, non sarebbe cresciuto a ritmi così alti, spiega infatti Ross.
Cina che sarà protagonista la prossima settimana, quando il 6 aprile Trump incontrerà nella sua residenza in Florida il presidente Xi Jinping, un incontro che lo stesso inquilino della Casa Bianca oggi su Twitter giudica molto difficile. Non possiamo, scrive, avere un massiccio deficit commerciale e perdere posti di lavoro. Le aziende degli Stati Uniti devono essere pronte a cercare delle alternative. E uno penserà che il problema è Trump o Trump e la Russia, ma in realtà se guardiamo all'interno dell'Europa dei problemi in materia di libertà economica ce li abbiamo anche al nostro interno, per l'appunto. Sappiamo le polemiche che sono seguite a una serie di manovre riuscite o tentate di capitali francesi e di aziende francesi in Italia. Peccato che poi quando si va a parti invertite succede quello che stiamo per vedere, è successo, sta succedendo in Francia per iniziativa dello stesso presidente uscente, Hollande. Mentre l'America dichiara al mondo la guerra commerciale, mentre Gran Bretagna e Unione Europea incrociano le armi legali per il divorzio, la Francia si appresta a fare lo sgambetto ad una società statale italiana, Fincantieri. Oggetto della contesa STX Saint-Nazaire, uno dei più grandi cantieri navali della costa atlantica francese, uno dei pochi porti ad acque profonde nel nord-ovest con un bacino di costruzione tra i più grandi al mondo. La storia è semplice. Questi famosi cantieri navali capaci di costruire transatlantici e navi militari sono di proprietà del gruppo coreano STX, assillato dai creditori. Due mesi fa a Seul, all'asta fallimentare, grazie anche al ritiro di alcuni concorrenti, l'offerta di Fincantieri per l'acquisto del 66% delle quote è risultata vincente. Valore stimato dell'operazione tra gli 80 e i 200 milioni di euro per un gruppo, STX France, che ha ordini in portafoglio per 6 miliardi di euro e lavoro fino al 2026. Già si parlava della creazione dell'Airbus dei mari, se non che il governo francese, che detiene il 33% del cantiere, ha anche il diritto di prelazione trattandosi di una società strategica di interesse nazionale. Ora, Hollande, secondo Le Monde, vorrebbe esercitare questo diritto prima che la cessione a Fincantieri diventi definitiva, nazionalizzando in via transitoria i cantieri per poi, ma queste per ora sono speculazioni di stampa, rivendere una maggioranza dei titoli ad investitori rimasti fuori, come gli armatori Royal Caribbean e MSC. Sarebbe un bel tiro mancino per Fincantieri, di cui Cassa Depositi e Prestiti detiene il 71%. Siamo veramente tutti e due, ma come penso come italiani, abbastanza vergognati da questo atteggiamento dei francesi, perché non è assolutamente accettabile che un paese come la Francia prenda una posizione come questa su un'operazione come quella, perché vuol dire il 66% è in mano a un azionista coreano, neanche europeo, soprattutto alla luce di tutto quello che i francesi hanno fatto in Italia. Ora va detto che Fincantieri era consapevole che il clima elettorale francese non avrebbe aiutato l'acquisizione, come del resto la contrarietà dei sindacati locali. L'operazione Saint-Nazaire era figlia dell'accordo bilaterale firmato a marzo dello scorso anno a Venezia tra Renzi e Hollande come risposta alle incursioni francesi nelle aziende italiane, Vivendi in testa. I francesi sembravano ben disposti. Ma oggi Renzi non è più in sella e Hollande forse non gradisce che tra gli ultimi atti della sua sfortunata presidenza ci sia la cessione di un gioiello di famiglia all'Es Italien. Però intanto Renzi non c'è più, ma come si sa sta battagliando per le primarie del suo partito. Finiscono quelle nei circoli, nelle sezioni, come si diceva una volta, del PD domenica. E sempre più è appeso a un filo la possibilità che Emiliano, il terzo incomodo tra Renzi e Orlando, arrivi a quel 5%, gli permetterebbe di essere anche lui della partita quando ci sarà il 30 aprile la votazione delle primarie aperte tra tutti gli elettori di quel partito, perché in questo momento è ben lontano dal 5%, siamo attorno al 3% a due giorni dal termine, come si direbbe in termini sportivi. Ma vediamo anche però che la vera partita che si gioca è quella sulle elezioni, quando saranno. Per le quali elezioni ci vorrà una legge elettorale, andrà a maggio, si sa, la discussione in aula alla Camera. Ma intanto ci sono a quanto pare segnali di fumo proprio
tra PD e Movimento 5 Stelle. I giochi sottobanco sono finiti e per quanto ci riguarda non sono mai cominciati. Se anche il PD si è deciso a convergere sul Legalicum, lo dica chiaramente e lo voti in aula. Noi ci siamo, così andiamo al più presto al voto. A parlare è l'uomo 5 Stelle in materia elettorale, Danilo Toninelli. Forse l'ennesimo tentativo di stanare un PD riparatosi fin qui dietro lo scudo protettivo del Mattarellum. Legge bocciata e ribocciata dal movimento di Grillo. È del 92, è una legge vecchia, invotabile, aveva sentenziato lo stesso Toninelli. Forse un segno arrivato a sostegno delle teorie che negli ultimi giorni erano circolate riguardanti un qualche accordo PD 5 Stelle che per molti suonerebbe inedito, se non addirittura inaudito, confortato dal colloquio intercorso tra i due capigruppo alla Camera, Rosato e Fico. I 5 Stelle hanno poi smentito, si sia parlato di legge elettorale, ma si è parlato anche di possibili lievi aggiustamenti. Più semplicemente e pragmaticamente, a monte di una possibile confluenza PD 5 Stelle sul Legalicum, ovvero l'estensione della sentenza della consulta riguardante la Camera anche al Senato, c'è il vaso di Pandora della legge elettorale. Difficile da riaprire tutti insieme, ognuno la vorrebbe cambiare a modo suo, per ora è stato tutto un rinviare. Si parla di prima dell'estate per l'approvazione a Montecitorio, di settembre per il voto di Palazzo Madama e dall'altra parte la richiesta di Mattarella di armonizzare le due leggi elettorali attualmente sul tappeto. Entrambe uscite dalla Corte Costituzionale. E ci potrebbe anche essere la sponda decisamente più morbida da parte dei 5 Stelle sul fronte listini bloccati, dal quale Renzi non sembra avere alcuna voglia di recedere. E punto sul quale è tutta ancora da definire la sintonia in casa PD, vista la netta contrarietà del ministro Orlando, candidato concorrente di Renzi per la segreteria. L'unica legge che può essere approvata è il Legalicum. Fare altre cose significa perdere tempo e aspettare settembre per le pensioni d'oro, ribadiva infatti lo stesso Rosato. Resta il fatto che tra PD e 5 Stelle gli accordi sono comunque da prendere sempre con le molle. L'esperienza delle unioni civili insegna. Bisogna dire che ci sono stati minuti, ore d'ansia per Luigi Di Maio, il vicepresidente della Camera dei 5 Stelle, che è stato ricoverato d'urgenza nell'ospedale romano, il Policlinico Gemelli. A quanto pare aveva fortissimi dolori, sono state visite approfondite che hanno permesso di escludere qualsiasi cosa potesse essere grave. Questo almeno si fa trapelare dall'ospedale romano. Comunque Di Maio resterà per tutta la prossima giornata, stanotte tutta la prossima giornata, in stato di ricovero, anche se, ripeto, i medici rassicurano. Sono arrivate subito, come sempre in questi casi, parole di vicinanza da parte di tutti i colleghi di Movimento, ma anche dalle altre forze politiche. Diversa la situazione su Genova, ce ne dobbiamo anche occupare, perché dopo le proteste, dopo la denuncia da parte di quella candidata a sindaco che aveva vinto le comunali e che è stata poi depennata, sia Grillo sia Di Battista si trovano a Genova sul registro degli indagati. L'atto è dovuto. Beppe Grillo ed Alessandro Di Battista sono indagati per diffamazione. Fascicolo aperto dalla Procura di Genova dopo la querela presentata nei loro confronti da Marika Cassimatis, ex candidata sindaco, rimossa da Grillo dopo che aveva vinto le comunali tra gli iscritti. Per incompatibilità con il movimento, la spiegazione. Provvedimento ingiustificato per la Cassimatis, che considera diffamatorio il messaggio sul blog di Grillo apparso il 17 marzo scorso. Scriveva il leader 5 Stelle: mi è stato segnalato con tanto di documentazione che molti, non tutti, dei 28 componenti della lista, incluso la candidata sindaco, hanno tenuto comportamenti contrari ai principi del movimento prima, durante e dopo le selezioni online del 14 marzo. Per Grillo, queste persone hanno ripetutamente e continuativamente danneggiato l'immagine del movimento, dileggiando, attaccando e denigrando i portavoce e altri iscritti, condividendo pubblicamente i contenuti e la linea dei fuoriusciti dai 5 Stelle. E a chi poteva rimanere perplesso per una decisione maturata in modo precipitoso l'indomani del voto, Grillo chiedeva di avere fiducia. Se qualcuno non capirà questa scelta, vi chiedo di fidarvi di me, l'appello. Sottoscritto due giorni dopo da Alessandro Di Battista, che dopo aver smentito categoricamente uno scontro con Grillo proprio sul caso Genova, così confermava tutta la sua fiducia nelle scelte fatte dal leader.
Il Movimento 5 Stelle, la prima cosa che devi tutelare è appunto il movimento in quella vasca di squali, per cui quando c'è un dubbio che magari una lista non sia del tutto sicura, Beppe, che è il nostro garante, prende, ha preso questa decisione e io sono d'accordo e soprattutto mi dico di Beppe di questa volta. Messa da parte la Cassimatis, Grillo qualche giorno dopo fece ripetere il voto online, Comunaria bis vinte da Luca Pirondini, fedelissimo della leader regionale Alice Salvatore, considerata vicina a Davide Casaleggio. Ora la Cassimatis chiede la sospensione anche del risultato della seconda votazione online. Ho condiviso con un like un messaggio di Pizzarotti in tempi non sospetti, quando ancora non era in rotta con i 5 Stelle. Altro non c'è, attacca adesso la Cassimatis, un caso costruito per il vicepresidente della Camera 5 Stelle Luigi Di Maio. Non commento nemmeno le sue parole. Ieri era appena stato rivelato, ve ne abbiamo parlato proprio in apertura del giornale, quel fuori onda che creava una vera e propria situazione di crisi istituzionale in Campania tra il presidente della regione De Luca, il sindaco De Magistris e in mezzo il questore De Jesu. Però evidentemente non tutti alleati. Ormai è chiaro chi ha un profilo istituzionale e chi non lo ha. Da tempo sostenevamo che il Presidente della Regione ha sferrato un gravissimo attacco istituzionale alla città e a chi legittimamente la rappresenta. Con ieri c'è la confessione, ha detto De Luca. Ossessivamente li dobbiamo attaccare. Luigi De Magistris si riferisce al fuorionda di Vincenzo De Luca diffuso ieri dall'agenzia Omni Napoli, il nuovo capitolo dell'infinito incandescente duello tra il sindaco partenopeo, eletto alla guida di una coalizione di formazioni di sinistra e liste civiche, e il governatore campano del PD. Il questore mi ha detto che De Magistris ha amministrato come un pazzo, che lui ha lasciato la città 6 anni fa e non è cambiato nulla, anzi Napoli è peggiorata, aveva rivelato De Luca nella conversazione, carpita da una telecamera, con il deputato del Partito Democratico, Leonardo Impegno. De Luca aveva auspicato una mobilitazione sistematica contro il sindaco. Scegliamo 4-5 cose come punti di attacco, dobbiamo insistere in maniera ossessiva. De Magistris aveva chiesto al neoquestore Antonio De Jesu di smentire il giudizio attribuitogli dal governatore e De Jesu aveva precisato: non ho evidenziato considerazioni negative sulla gestione amministrativa e politica del comune, consapevole delle difficoltà di amministrare una città complessa, anche dal punto di vista degli aspetti di criminalità ancora persistenti e per la circostanza che per 10 anni sono stato assente dal territorio. Ho espresso rammarico, aveva concluso De Jesu, per la mancata solidarietà dell'amministrazione comunale ai 27 agenti delle forze dell'ordine coinvolti negli scontri in occasione della visita di Matteo Salvini. Sono pronto a incontrare De Luca anche domani, lo ho chiesto anche con una lettera che non ha avuto risposta. Per me le istituzioni vengono prima delle ossessioni, dice oggi De Magistris, tratteggiando una ricomposizione della frattura istituzionale tra regione e comune. Ma oggi ad accogliere il capo dello Stato Sergio Mattarella all'inaugurazione del museo ferroviario a Pietrarsa c'erano De Luca e De Jesu, non il sindaco. Assente, ha spiegato lui stesso, perché la sua presenza in comune era necessaria in vista dell'approvazione del bilancio. Allora vi devo dare una notizia di ordine giudiziario. L'ex governatore della Sicilia Raffaele Lombardo è stato assolto dal reato di associazione esterna, di concorso esterno in associazione mafiosa. Era stato condannato in primo grado a 6 anni e 8 mesi. In appello è stato quindi assolto perché il fatto non sussiste da questa accusa, invece condannato a 2 anni per voto di scambio. Ma vediamo ora un altro processo, quello che è in corso a Roma, di cui tanto si parla. Prima Salvatore Buzzi, gli appunti super dettagliati, il tentativo di demolire punto per punto ognuno dei 35 capi di imputazione. Volevo solo il bene delle cooperative, se non avessi pagato a destra e a sinistra non avrei mai potuto mantenere 1200 dipendenti. Poi Massimo Carminati, che rifiutando con sdegno lo scettro di re della malavita romana per tenersi incollati addosso i panni del vecchio fascista duro e puro, non ha negato di aver sostenuto Buzzi nel perseguimento delle sue finalità, anche condividendo
condividendo con lui i risultati di alcuni affari. Manca ancora un'udienza lunedì prossimo, ma la fase dibattimentale del processo di fatto si è conclusa e in piedi, in vista di requisitoria e arringhe, rimane la questione centrale che sarà risolta solo dalla sentenza. Quella guidata da Carminati e Buzzi era davvero oppure no un'organizzazione mafiosa? Insomma, Mafia Capitale o la banda di Roma Nord? L'accusa intorno alla quale questo processo ruota non è stata in qualche modo scalfita da una spiegazione plausibile e alternativa a quella da cui questo processo ha preso le mosse e che sostanzialmente si riassume nella risposta a una domanda: che cosa teneva insieme il rosso Salvatore Buzzi e il nero Massimo Carminati? L'ipotesi di accusa è che li tenesse insieme la forza di intimidazione, la riserva di violenza, il mito, l'epica che Massimo Carminati, figlio della versione nera degli anni 70, banda della Magliana, poi grande rapinatore, furto al cavò, uomo di tutte le stagioni criminali di questo paese, no? Fosse stato tirato a bordo da Buzzi proprio per questa sua forza, non certo imprenditoriale, ma criminale. Grazie a Riccardo Mancini, che però è stato archiviato. La posizione di Riccardo Mancini è stata archiviata a seguito di una pronuncia del Tribunale del riesame. A vista a valle, cioè all'esito del dibattimento di un anno e mezzo, ragionevolmente la posizione di Mancini avrebbe potuto conoscere ben altra, diciamo così, esplorazione giudiziaria, perché quantomeno da quello che è emerso nel dibattimento, la sua parte in commedia in questa associazione non era quella della vittima, ma quantomeno del concorrente. Dopo le molte udienze di Mafia Capitale che hanno visto al centro i due principali imputati di questa inchiesta, cioè Salvatore Buzzi e Massimo Carminati, c'è da chiedersi se ancora il nome di quella inchiesta regga, se esista davvero un reato di associazione mafiosa. Gli episodi contenuti nelle carte e anche esaminati dal dibattimento sono numerosi, ma sono quasi tutti di corruzione o di finanziamento illecito a partiti e uomini politici di diverso livello. Episodi che facciano vedere questa associazione mafiosa che la fondino sono obiettivamente rari e quasi sempre minori, anzi sostanzialmente ce n'è uno solo che riguarda Massimo Carminati e un gruppo di suoi amici, ma non Buzzi. È un episodio raccontato dal titolare di un autosalone che l'ha vissuto così: si è sentito minacciato in maniera con metodi mafiosi per non aver voluto vendere un terreno a quel gruppo. Molt'altro però non regge. Lo stesso Carminati sostiene che quell'episodio è falso e non è raccontato, anzi è stato usato per incastrarlo dai Ross, ma è certamente un aspetto minore di questo processo. Dovranno decidere i giudici. L'associazione mafiosa in questo momento, con le cose che conosciamo, mi sembra assai fragile. Due giorni dopo l'avvio del processo della Brexit, chi arriva in Italia? Sceglie l'ora più dolce, quella del tramonto Carlo d'Inghilterra e il ponte più bello della città, Santa Trinita, chiuso al traffico delle auto e dei pedoni per l'occasione. A pochi passi c'è il British Institute, il più antico istituto di cultura fuori dal Regno Unito, che festeggia i suoi 100 anni. Comincia da Firenze la visita in Italia del principe di Galles, la prima dopo l'avvio della procedura che porterà all'uscita del paese dall'Unione Europea. Dopo Firenze, Carlo sarà a Roma per incontrare il Papa e il Capo dello Stato, Amatrice e Vicenza. L'erede al trono d'Inghilterra è stato 19 volte nel nostro paese, ma questo viaggio acquista un significato diverso. Non a caso la famiglia reale entro la fine dell'anno avrà visitato la gran parte dei paesi europei. Carlo arriva accompagnato da Camilla, duchessa di Cornovaglia, la seconda volta in Italia. A fare gli onori di casa il sindaco di Firenze, che mostra alla coppia reale i monumenti della città. Quindi la passeggiata su Lungarno Guicciardini. Più volte si fermano per salutare i fiorentini e i turisti. A tutti Carlo dà la mano, ma dice di no ad un selfie. E poi l'arrivo al British Institute, del quale il principe Carlo è il patrono britannico. Domani la coppia reale si dividerà. Carlo sarà a Vicenza per visitare il cimitero britannico militare, mentre Camilla andrà a Napoli e ad Ercolano.
E poi la parte forse più importante da un punto di vista sostanziale, certo c'è quella ufficiale con Mattarella, la visita in Vaticano, l'udienza col Papa, però poi andrà anche a Amatrice a visitare i luoghi del terremoto. Ma non sono tanto le visite importanti, importantissime, di alto livello, addirittura di teste coronate, che contano, quanto piuttosto qualcosa che ha un sapore più antico. Nell'era in cui, nei giorni in cui si presentano i nuovi smartphone della Samsung e della Apple, i telefonini ci sono serviti questa volta per documentare qualcosa di antichissimo. Mettere a disposizione, condividere, in questo caso farsi parte di una tragedia infinita. E anche questo è il significato letterale della SA, paradura tradizione sarda di solidarietà che viene da un tempo lontano e che a quanto pare nell'era delle tecnologie e dei rapporti virtuali lega ancora a doppio filo i pastori dell'isola e ora si allarga di nuovo per aiutare gli allevatori delle zone colpite dai terremoti cominciati lo scorso 24 agosto e dall'ondata di gelo di metà gennaio. SA paradura significa infatti aiuto concreto per un pastore che ha perso un gregge, cosa frequente in Sardegna visto il rischio di incendi e la siccità da parte di tutti i suoi colleghi che gli donano capi di bestiame per permettergli di rimettersi in piedi, di ritornare ad avere una fonte di sostentamento e ripartire. Una tradizione che sembra quasi anacronistica ma che si impone nuovamente come uno strumento di solidarietà. I pastori sardi avevano già aiutato i colleghi abruzzesi dopo il sisma del 2009 donando 700 pecore, ora si ripetono aumentando il numero dei capi di bestiame donati. Sono 1000 gli ovini che sono stati caricati a bordo di camion come quelli che vedete e poi imbarcati su un traghetto con destinazione Piombino. Da lì viaggeranno nuovamente alla volta di Cascia dove domenica 2 aprile verranno consegnate a diversi allevatori della Valnerina che tra le scosse e il freddo hanno perso tutto. Una mano per ripartire che sembra davvero necessaria. 2,3 miliardi di euro i danni calcolati dalla Coldiretti per gli allevatori e gli agricoltori che vivono e lavorano nelle zone colpite dal terremoto. Naturalmente 1000 pecore non bastano per risanare completamente un territorio ancora in grande difficoltà, ma l'iniziativa partita dai pastori sardi e che ha coinvolto anche la stessa Coldiretti e la Protezione Civile serve a ricordare che i gesti di solidarietà vengono da lontano e fanno ancora parte della nostra tradizione e della nostra cultura. Proprio così. Dopo di noi, a 8:30, gli ospiti di Lilli Gruber sono Giovanni Floris, Mauro Kovacic e Alessio Boni. Ci fermiamo. Chiusura positiva per la settimana borsistica, oggi infatti a Milano più 0,61 l'indice finale, in questo momento Nasdaq più 0,01 e Dow Jones meno 0,29 a New York. È tutto, vi lascio a Lilli Gruber, poi eccezionale veramente, buonasera, domani.